Dono volentieri la mia testimonianza, proprio perché Don Carlo ha cambiato la mia vita e quella di migliaia e migliaia di altri fanciulli e fanciulle. Allora eravamo i suoi figliuoli, come lui ci chiamava. Sono nata il 2 settembre del 1944 in un piccolo paese della provincia di Como, Brenna, un paese molto piccolo. E quando avevo 22 mesi sono stata colpita dalla poliomielite. Allora c'erano le pandemie in quegli anni, ancora non c'era la vaccinazione obbligatoria e quindi sono rimasta colpita ad entrambe gli arti inferiori, il braccio sinistro e la schiena. E purtroppo il medico poi non aveva compreso subito, quindi aveva detto che erano dolori reumatici e quindi dopo che ha compreso, dopo qualche giorno, il virus aveva colpito moltissimo. Quando avevo 6 anni, siccome le gambe prendevano delle deformazioni, si rattrappivano, mia madre mi ha portata da un medico milanese che poi ho scoperto che era in contatto con Don Carlo. Quindi c'è un disegno meraviglioso veramente che io ho sempre visto di Dio e di Don Carlo su di me. Si chiamava dottor Annovazzi e ricordo gli urli di questo medico perché diceva che con queste deformazioni dopo poco non avrei più potuto neanche stare seduta, perché dal momento che ero stata colpita non camminavo più. Così lui ha voluto farmi gli interventi, erano interventi difficili per quel periodo, mi ha addirittura regalato il secondo intervento e i miei genitori hanno pagato solo i pochi giorni di degenza. Lui stesso non pensava che avrei mai potuto camminare. Così continuava la mia vita. A 6 anni, nel piccolo paesello, dovevo incominciare le elementari, ma allora non c'era l'obbligo di essere accolti quando si era gravemente disabili. E allora anche qui c'è stato un intervento meraviglioso. Io avevo una sorella di papà che mi teneva spesso con lei e che mi aveva insegnato a leggere e scrivere pensando se non potrà frequentare la scuola almeno saprà leggere e scrivere. Quindi quell'anno che io dovevo incominciare gli elementari ma che probabilmente non mi avrebbero accettato, è arrivata a Brenna una maestrina di prima nomina, aveva appena 18 anni, era il suo primo anno di insegnamento. Ha saputo del mio caso e subito ha detto: se me la portate in classe io l'accetto, non ho l'obbligo di averla in classe, ma nemmeno c'è una proibizione. E così ho incominciato a frequentare e ricordo i bambini che mi portavano su per le scale, io ne abbracciavo due, facevano il sediolino e mi portavano su quando papà magari non riusciva a tornare in tempo dalla campagna per portarmi. Ed altri due o tre portavano la carrozzina. Ho avuto un'infanzia felice. Naturalmente la scuola che mi sembrava proibita era per me una cosa bellissima ed ero modestamente la migliore della classe. Però usavo questo anche per ricattare un po' i miei compagni. Dicevo, io vi faccio fare i compiti, però poi voi non fate nessun gioco a cui io non possa partecipare. E così giocavamo la signora in carrozza con gli indiani che la rincorrono, mi sono rotolata giù per le rive, ho fatto di tutto, insomma. Ecco, arrivo all'età, quindi devo frequentare la quinta elementare. E io continuavo a dire che volevo continuare a studiare, però la mia famiglia mi diceva: noi siamo poveri, tu non puoi. Allora non si sapeva, si pensava solo che ci fossero solo collegi o istituti per ricchi a pagamento. Ed io abitavo a 5 chilometri dal collegio di Inverigo. Sapevamo che là c'era un collegio di Dognocchi, ma sapevamo che c'erano i mutilatini maschietti. Io non ero mutilata e non ero un maschietto. Però nella mia semplicità, nel desiderio grande che avevo di poter studiare, un giorno che mentre facevo fare i compiti ai miei compagni, all'inizio del 55, questa osteria, questo bar osteria, ha acquistato la prima TV. E naturalmente noi facevamo i compiti velocemente e poi l'accendevamo per vedere qualche programma. E per la prima volta ho visto il Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi. E a me è scattato così, come una lampadina. Ho detto: lui mi può aiutare. Detto fatto, senza dire niente a nessuno, ho scritto una letterina al Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, Roma. Ho saputo poi
che Giovanni Gronchi era polio, molto leggero, ma era poliomielitico. E gli ho detto la mia storia, che ero una bambina di un paesino, che ero in carrozzina ormai da 10 anni, e che i medici dicevano che non avrei camminato, ma io desideravo almeno essere autonoma e soprattutto desideravo continuare a studiare. Nel giro di un mese non ho avuto una risposta diretta, ma un giorno, mentre ero in terra, come sempre, in carrozzina o in terra, a giocare coi compagni, è venuto un sacerdote a cercarmi. Allora non è che ero molto, molto religiosa, perché sentivo tutte le vecchiette che mi dicevano: ma che bella bambina, poverina, che disgrazia. E allora io rispondevo male, mi dicevano addirittura: tagliati le gambe che non ti servono. E io rispondevo male, dicevo: tagliati le tue, vecchiaccia. Così andavano da mia madre a dire che ero tremenda, e lo sarei stata veramente. Questo è anche il grande dono che Don Carlo ci ha cambiato anche in questo senso. Questo sacerdote ha sentito che dicevo: cosa vuole un prete da me? È venuto e mi ha detto che era venuto per vedere se era possibile farmi entrare in uno dei collegi di Don Carlo. Era Don Renato Pozzoli, che poi ho veramente seguito per qualche anno. Purtroppo il buon Dio l'ha desiderato in paradiso all'età di 31 anni, ma era un degno seguace di Don Carlo, collaboratore. E mi ha chiesto se non stavo in piedi, se non camminavo veramente, e io ho detto: no, non posso, non so neanche cosa vuol dire stare in piedi. Io avevo camminato un anno, mia madre mi diceva che a 9 mesi incominciavo già a camminare, quindi a 22 mesi era circa un anno che camminavo, ma questi ricordi io non li avevo. Comunque sarà stato perché il Presidente della Repubblica aveva passato la mia pratica al prefetto di Como, il prefetto di Como l'aveva passata a Don Carlo, che già era molto ammalato, e Don Carlo aveva mandato Don Renato da me. Così il 27 di novembre del 1955 io sono entrata in collegio a Pessano, vicino a Milano, Pessano con Bornago, e mi sembrava un altro mondo. Intanto c'erano le minime oblate, che erano le nostre educatrici, le prime collaboratori di Don Carlo per quel collegio, che erano meravigliose. Io mi ricordo, le chiamavamo sorelle, non suore, mi ricordo sorella Pina Galletti, che alla sera veniva a rimboccarmi le coperte e mi diceva: Dio non toglie mai senza rendere in mille altri modi. Vedo che tu sei volitiva, sei intelligente, riuscirai, vedrai, nella vita potrai essere utile a te stessa e agli altri. E questa cambiava tutta la prospettiva. Fino allora avevo solo sentito: che peccato, cosa potrei fare nella vita, avrei bisogno di tutti, eccetera. Poi dopo qualche mese, non ricordo se era in gennaio, un giorno appunto questa sorella viene a dirmi: Don Carlo ti vuole conoscere. E lui stava già molto male, era già ricoverato in ospedale. Così mi hanno preso in braccio, mi hanno portato, naturalmente prima con la macchina, mi ha preso in braccio e mi ha portato da lui. Quando sono entrata in quella stanza, veramente, lui era così disteso nel letto con un viso sofferente. Lui mi ha guardato lungamente per un momento negli occhi, aveva degli occhi stupendi, ti leggeva fino in fondo al cuore. E poi, quando la sorella gli ha detto: è Luisa, l'ultimo acquisto, ha molto senso degli humor, è molto volitiva, ma i medici dicono che è irrecuperabile, che lei non potrà mai camminare, mentre lei desidera almeno essere autonoma, essere utile a se stessa e agli altri. E lui, sempre guardandomi, dopo un lunghissimo momento, mi ha detto semplicemente: ce la farai. E poi ha chiuso gli occhi, penso per i dolori lancinanti che aveva, perché era pochissimi giorni prima, credo un mese prima che morisse. E la sorella mi ha portato fuori, ma io sono uscita trasformata da quella camera, pensando: se lui ha avuto fiducia in me, se lui dice che ce la farai, io ce la farò. E quando sono tornata in collegio, naturalmente lì avevamo non solo la scuola, ma avevamo anche cure fisioterapiche, eccetera, ce l'ho messa veramente tutta. E prima ho cominciato a camminare con un girello, con i sottoascellari, le tombole che ho fatto con quel girello. Ero io e Maria Teresa Fedele, le più gravi del collegio. Però
non rinunciavo, mi riprendevo e poi mi hanno tolto il girello, ho preso i tripodi, quelli che hanno tre appoggi, e poi a poco ho tolto anche quelli e adesso uso i bastoni canadesi, li chiamano. Poi avevo il busto, poco a poco ho tolto anche il busto, mentre per tutta la vita, ma per carità sono le mie seconde gambe, i tutori ad ambedue le gambe. E dopo pochi mesi io incominciavo a camminare abbastanza speditamente, tanto che mi chiamavano il miracolo vivente, perché i medici che mi vedevano continuavano a ripetere che io non avevo i muscoli per camminare. Ho studiato in collegio, anche lì volevo diventare insegnante, mi hanno convinta che allora assolutamente occorreva la sana e robusta costituzione fisica per insegnare, e quindi ho fatto la contabile, ho lavorato in collegio in segreteria per 8 anni, in tutto a Pessano sono stata 13 anni, dagli 11 ai 24 anni, poi ho desiderato tornare nel mio paesello a Brenna e quando sono tornata mi sono cercata lavoro. I primi tempi facevo fatica a trovare lavoro perché nella domanda io scrivevo di essere polio e poi uno psicologo, un amico mi ha detto ma il tuo lavoro non ha bisogno che tu corra, tu sei una scrivania, dicevano che ero brava e quindi e così non l'ho più scritto, finalmente mi hanno offerto la possibilità di un lavoro e sinceramente dopo ho fatto carriera, mi chiamavano stacanovista perché lavoravo molto, ma era la mia gioia dimostrare e anche poter rendere alla società quello che io avevo ricevuto nei collegi di Don Carlo, perché nei collegi di Don Carlo noi non solo ricevevamo lo studio, l'aiuto fisico, ma ci ridonava la dignità, il coraggio, la gioia anche della nostra menomazione, perché appunto ci diceva che il buon Dio ci aveva chiesti come collaboratori preziosi per la salvezza del mondo, come corredentori quasi, e quindi questo rendeva tutto più semplice, più facile. Così a casa ho lavorato, ho fatto la consigliera comunale nel mio piccolo paesello, mi dedicavo comunque ai bambini che avevano bisogno per la scuola. Poi nel 1982 ho conosciuto mio marito in una Mariapoli, che è 5 giorni di preghiera del movimento dei focolari. Mio marito è paraplegico da incidente sul lavoro, un uomo splendido, che anche lui aveva fatto un cammino ancora più grande del mio. Quando l'ho conosciuto nella Mariapoli dell'82, ho sentito veramente dentro di me, è lui la persona che condividerà la tua vita andando verso gli altri e con la preghiera. Poi, proprio perché era nata l'associazione che Salievi Don Carlo Gnocchi e c'era bisogno di qualcuno che poteva dedicare gratuitamente il proprio tempo, io guidavo, ma sono abbastanza imbranata, mentre Decimo ha un senso di tutto. E quindi ho detto, se tu mi accompagni, io accetto e ci dedichiamo anche a questo, veramente a poter dare questa testimonianza a tutti del gran bene ricevuto e per dare la testimonianza che se il buon Dio permette qualche dolore, qualche difficoltà, è per il nostro vero bene. Non siamo sconfitti, siamo vincenti in questo senso se lo viviamo con Lui. E così da quasi 30 anni sono presidente nazionale dell'associazione. Nei collegi di Don Carlo, già proprio ancora quando erano collegi, sono passati 40.000 bambini e bambine, prima i mutilatini, poi poliomielitici, poi focomelici. Adesso naturalmente la fondazione ha moltissimi centri in tutta l'Italia e anche all'estero, dove ci sono cure amorevoli, come Don Carlo voleva, per tutti i tipi di sofferenze. Quindi noi viviamo di questo ed è bello perché ogni anno come associazione organizziamo un raduno nazionale in luoghi diversi e ovunque andiamo proprio noi non ce ne rendiamo conto perché ci aiutiamo, ci vogliamo bene veramente come fratelli. Ci sembra ancora di essere in collegio dove quello che per dire era sano di gambe, magari gli mancava un braccio, aiutava quello che invece non poteva camminare e per noi era naturale fare così e molte volte ci vengono a chiedere chi siamo
E noi raccontiamo quindi questa storia e penso che diamo tanta speranza a tutti. Questo è il nostro messaggio.